di regioni in arancione anche Lombardia e Sardegna. E a proposito di Lombardia, una situazione surreale questa dell'RT che a quanto pare ha fatto restare questa zona rossa in maniera invece errata, cioè avrebbe dovuto essere arancione già da prima. Sì, è un fenomeno davvero gravissimo. Io non so adesso di chi siano in concreto le responsabilità specifiche, se dell'algoritmo, se della regione Lombardia, se del governo. Non lo so, so sicuramente, senza tema di smentita, che è un fenomeno gravissimo quello che è accaduto, perché ha compromesso intanto la libertà dei cittadini che si sono trovati agli arresti domiciliari senza motivo a questo punto, e poi le attività dei commercianti. E quali ristori, come usa dire oggi, sono previsti per i commercianti che hanno dovuto tenere a questo punto in maniera ingiustificata del tutto chiusi i loro negozi, peraltro nel momento dei saldi, non si dimentichi, i cosiddetti saldi che portano particolarmente in questa fase incassi interessanti, immagino, per i commercianti. Ecco, una situazione in cui non è difficile prevedere, ancora una volta non avremo responsabili e quindi si farà come se nulla fosse accaduto. Questo è quello che prevedo, però interessante un aspetto oltretutto, quello che conferma parte delle mie analisi, cioè che sempre si prefigura e sempre si dà seguito all'idea del worst case scenario, cioè sempre lo scenario peggiore deve prevalere nella narrazione, quello per cui ogni caso di decesso con Covid è considerato come un decesso di Covid, quello per cui se c'è un errore si va in zona rossa e non in zona gialla, perché si sarebbe potuto anche fare, qualcuno potrebbe dire, l'errore opposto, cioè conteggiare meno contagi e quindi far passare la Lombardia in zona gialla anziché in zona rossa. Sempre lo scenario peggiore deve prevalere, questo non sfugga, non deve sfuggire, perché lo scenario peggiore è quello che fa da fondamento per una cornice narrativa che, delineandosi sullo scenario peggiore, introduce le misure più repressive, più drastiche, che culminano non di rado nel lockdown o confinamento domiciliare coatto. In sostanza, lo dico apertis verbis, perché si possa porre in essere una modalità emergenziale e direi anche autoritaria di governo delle cose e delle persone, c'è bisogno del peggior caso possibile a livello di narrativa, che è quello che introduce la paura nei cittadini, naturalmente, che fa sì che le misure altrimenti inaccettabili divengano non solo accettabili ma anche indispensabili. Pensiamo ai lockdown, o pensiamo anche, per fare un altro esempio, al coprifuoco che ormai ci portiamo appresso da vari mesi. Questo è il punto fondamentale, direi così, scenario peggiore come base narrativa per creare un regime molto stringente, come lo definiva qualcuno, dove l'RT, il codice RT, l'indice RT, svolge la parte che un tempo era svolta dallo spread, no? Che è il barometro che misura quante libertà dobbiamo mettere in congedo. Ecco, il codice RT svolge questa funzione, dove poi peraltro se i contagi calano il merito è sempre degli amministratori, dei politici e dei virologi, se invece i contagi aumentano è sempre colpa dei cittadini. Curiosamente anche questa narrativa è non neutra, direi. A proposito, ecco, di invece spettacolo, cioè qualcosa che non c'entra nulla, sappiamo che è già partita la grande macchina organizzativa del Festival di Sanremo, 71esima edizione, quindi il Festival 2021, e questo ha scatenato anche le ire di tantissimi lavoratori dello spettacolo che si sono visti bloccare il proprio lavoro anche in contesti molto magari più sicuri, quindi con posti contingentati in teatri, diciamo, che insomma sarebbero stati riempiti con tutte le norme e in sicurezza. Adesso invece il Festival di Sanremo non viene bloccato, quindi avverrà lo stesso. Che ne pensi? Ah, c'era un'antica massima di Solone che diceva che le leggi i deboli le subiscono, i forti le spezzano e le superano. Ecco, direi che è essenzialmente questo l'andamento generale, cioè queste misure emergenziali, deve essere chiaro, vanno a colpire sempre solo i deboli. Quante volte abbiamo visto foto di ville patrizie, di signori dello spettacolo magari che in prima serata ci esortavano al distanziamento e alla mascherina, e poi nelle loro ville
li si vedeva benissimo col calice alzato, tutti attaccati senza mascherina, o meglio, gli unici con la mascherina erano i maggiordomi e i camerieri. Questo è lo scenario nel quale si svolge la vicenda, cioè il lockdown, vale lockdown, il distanziamento, queste nuove misure politiche più che mediche valgono per le classi dominate, per il popolo, per i lavoratori, poi nell'empireo dei dominanti invece non valgono assolutamente. Lì si vive in una sorta di comfort zone covid free permanente, per cui possono fare i festival, possono fare anche nelle trasmissioni televisive in prima serata non risulta che nessuno porti la mascherina, ad esempio. Cioè, deve essere chiaro, io credo, che finché rimaniamo nella narrativa solo medico-scientifica non capiamo fino in fondo ciò che sta avvenendo. Tutte le norme medico-scientifiche sono anche norme politiche, sociali, di ordine autoritario. Del resto l'ANSA proprio qualche giorno addietro ci diceva che nel piano nella bozza del piano pandemico, che durerà fino nei prossimi anni, in sostanza si parla già testualmente del fatto che mascherine e distanziamento sociali saranno utili per contenere anche l'influenza. Quindi di fatto scordatevi l'idea di liberarvi di mascherine e distanziamento sociale in tempi rapidi. Grazie. Quindi, in qualche modo ha preso forma una nuova società. Una nuova era, veramente. Grazie Diego Fusaro, se volete approfondire il suo pensiero leggete anche i suoi libri. Filosofo e saggista come sempre con noi la domenica qui a Radio Linea numero 1. Grazie ancora Diego. Grazie, un caro saluto da Diego Fusaro. Radio Linea numero 1.